Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Super Mario Maker 2 per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio avevo completato il mondo 2 della story mode creata da Franci.g. Oggi ragazzi dobbiamo proseguire la nostra avventura partendo dal mondo 3.1. Naturalmente vi ricordo che nella descrizione di tutti i video di Super Mario Maker 2 potete trovare tutti i livelli che vi mostro nei vari video. E se siete interessati ad acquistare questo titolo, nella descrizione di questo video potete trovare tanti link utili. Se volete ragazzi acquistarlo in digitale, portarlo sempre insieme a voi, non avere il problema della cassettina e volete magari risparmiare anche qualcosina, vi consiglio di acquistarlo su Instant Gaming, link nella descrizione di questo e di tutti gli altri video di Super Mario Maker 2. Ok ragazzi, eccolo qua, mondo 3D1, mondo 3D1, neve, ghiaccio e 4 monete da 10? Aspetta, cosa? Allora, quindi in questo livello ci sono 4 monete da 10 da recuperare. Diamogli un'occhiata. Non è neanche così lungo perché il record mondiale è sotto il minuto. E si parte. Allora, l'altra volta ci trovavamo nel deserto, questa volta invece in montagna. Ok, eliminato. Lì non c'è niente, quindi buttiamoci dentro al tubo. Aha, e qua sopra? Non c'è niente. Vabbè, io scendo a tutta velocità. Ecco, lo sapevo. Probabilmente l'aveva prevista come cosa. Eccolo, lo sapevo che ci lasciavo le penne. Ok ragazzi, ho schiacciato la pianta carnivora. Aspettate un attimo. Voglio cercare di arrampicarmi là sopra. Non ce la faccio. Non riesco. Ok, adesso sì. Era meglio di no. Allora, con calma. Là c'è l'altra moneta da 10, eh. Ma... ah, non ci si può infilare dentro quel tubo. Ok, quella l'ho uccisa. Ah, speravo in un funghettino. Ok, quello l'ho ucciso. Meno male. Ottimo. Il gatto va benissimo. Lì sotto sicuramente non c'è niente di interessante. Io adesso non so cosa c'è qua sopra. Ah, un tubo. Perfetto. E secondo me qui andiamo a prendere la moneta da 10. Infatti. E siamo a 2. A volte procedo troppo lentamente, dovrei tuffarmi di più. Quindi sopra o sotto adesso, eh? Bello, sto tornando pure indietro. Che giro incredibile. Ok. Preferisco sopra. Aia, dai!
Non si può più prendere. Vabbè, pazienza. E... ah, ok. No, vabbè. Così no, diventa troppo complicato. Dai, però, non ci credo. Ste piante carnivore. Ok, ragazzi, ce l'ho fatta. Perfetto, ho preso la moneta da 50. Vabbè, pazienza, non importa. Forse devo fargli una specie di finta. Adesso dobbiamo scendere. Allora, questa l'abbiamo sistemata. Ci sono le altre qua che sono toste. Ok, sono riuscito a uscire. Ottimo. Bravissimo che mi hai dato il gatto. Ah, ma non siamo neanche arrivati. Non mi aspettavo che si cadesse direttamente giù. Ok, ragazzi, rieccoci qua. Vabbè, mia. Dai! Ok, stavo per rischiare di lasciarci le penne. Allora, adesso facciamo attenzione. Ah, qui è studiato apposta, ok. Posso essere sincero, preferisco non avere... però, come caspita faccio adesso ad arrivare dall'altra parte? Ah, beh, devo fare un mega salto. Devo fare proprio un mega salto. Ok, sì, sì, ci si può arrivare, ci si può arrivare. Perfetto, ho perso il gatto, ma alla fine ce l'ho fatta. No, non mi aspettavo ci fosse un buco lì alla fine. Comunque, ho preso praticamente tutte le monete. Adesso direi di passare al prossimo livello. Ok, ragazzi, questo è il secondo livello di oggi. Mondo 2 di 3. Yoshi, Yoshi, stai bene? Quindi rincontreremo Yoshi in questo livello. Ok, stessa grafica di prima. Guardate il pupazzo di neve a forma di Peach. Aha. Perfetto. Che caspita è? Ah. Ok, ho fatto fuori anche quelle due piantine lì. Perfetto. È vero che Yoshi può saltellare in quel modo. Ok, attenzione. Che bello poter eliminare in questo modo le piante carnivore. Allora, buttiamoci dentro al tubo. No! Oh mamma. Preferisco andarci senza Yoshi però lì dentro, eh. Che poi secondo me basta prenderci un attimo la mano. Vabbè, qua sono morto io in modo banale. Posto, perché non ho l'abitudine di schiacciare i pulsanti da sopra. Ok, quelle piante carnivore le abbiamo eliminate. Facciamo fuori anche queste.
No. Bye bye Yoshi. No, lì non si può accedere. Ok, ha calcolato. Ha calcolato che c'era la possibilità di perderlo Yoshi. Ok ragazzi, sono praticamente arrivato in fondo. Adesso il problema è tornare indietro. Il problema adesso è tornare indietro. Beh, che magari possiamo far così. Ecco, non avevo calcolato quello. Praticamente bisogna saltare sopra i pulsanti rossi comunque. Allora, facciamo fuori tutte ste piante carnivore. Perfetto. Qui si va ancora su. Caspita, stiamo andando qua. Oila. Altra moneta da 10. Che simpatici i catenacci. Qui bisogna andare per forza giù? Sì, bisogna per forza andare giù. Qui è messo qualcosa? Sì. No! No, Yoshi! Ok, per fortuna me ne è andato un altro. Dobbiamo stare attenti. Ok. Perfetto. No, solo io sputo fuoco, grazie. Ah, qui si va su. Ma non posso andare su con Yoshi. Ah, però aspettate. Ok, posso lasciarlo lì tranquillo. Non la sapevo sta cosa. Però tanto non riesco a salire. Ah no, beh, posso far così. Non la sapevo sta cosa. Sono sincero con voi, perché non avendo mai giocato a New Super Mario Bros. Deluxe, ad esempio anche questo movimento qua, c'è ancora sta pianta carnivora. Ok ragazzi, sono arrivato qua. Purtroppo sono senza Yoshi. Speriamo che me ne diano uno qua. Sì, perfetto. Ok, sono riuscito a salire a bordo. C'è un'altra pianta carnivora che spara fiammelle. Ce n'erano addirittura due. Ok, sono praticamente arrivato in fondo. Perfetto, c'era ancora qualcosa lì sotto, però va bene così, abbiamo preso la bandiera. Magari erano Yoshi, non è detto. Allora, ho completato anche questo livello, passiamo al prossimo. Ok ragazzi, questo è il livello 3 di 3. La casa dei fantasmi. Oh no, mi sono perso in questa casa. Mario! Magari utilizzeremo anche un altro personaggio rispetto al solito Mario, eh? No, utilizzeremo sempre solo Mario. Perfetto. Allora, casa dei fantasmi, eh?
sono tante monete da raccogliere. Mamma mia, quante monete da raccogliere. Addio funghetto. Allora, infiliamoci qua dentro. Aia. Ecco, iniziamo subito bene, fantastico. Allora, rieccoci qua. Rientriamo in questa casa, te pareva. Allora, mi è stato detto che qui in teoria dovrebbero esserci tanti blocchi nascosti. Accidenti. Accidenti, vieni di qua. Bravissimo. Qui dove caspita stiamo andando? Ah, c'è una porta. Dove porta quella porta? Dai. Un trampolino. Ok, adesso come caspita faccio? No, ma ci deve essere sicuramente qualcosa da qualche parte, eh. C'è un pulsante. Ok, c'è un pulsante. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. C'era una porta segreta. No! Vabbè, comunque almeno adesso sappiamo cosa dobbiamo fare per aprire quella porta. Ok, ragazzi. Perfetto, sono riuscito ad attraversare di nuovo questa porta. Allora, qui bisogna andare molto veloci. Quel bully è stato messo apposta lì. Lì c'è una moneta. Non posso schiantarmi a terra. Ok, adesso forse sì. Come caspita faccio a... non posso... non riesco a capire come caspita a recuperare quella... moneta lì. Ah, qui sopra c'è roba. Aspettate un momento. Infatti, come immaginavo. Questo è ingegnoso. No! Però ho scoperto come recuperare la moneta. Ok, ragazzi, perfetto, vedete? Bastava far così. C'è un pulsante. Allora, se il Boo viene da questa parte mi fa un favore, bravissimo. Allora, questo pulsante qua ci serve qua. Dobbiamo praticamente arrampicarci qua in cima.
No, 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 no. Ah, beh, possiamo recuperarlo abbastanza facilmente, è vero. Sperando che ce n'è un altro. Allora, devo arrivare di corsa. Ok. No, non ce n'è più! E quindi niente, facciamo che morire. Ok ragazzi, ho recuperato il pulsante di nuovo. Facciamo spostare quel bu perché è troppo appiccicoso. Allora, perfetto, abbiamo attraversato la porta. Qui con calma. A posto. Vabbè, pazienza. Ah, bisogna... Oh, mamma no, ti prego. Allora, facciamoli venire in qua, va. Ok, io vado su. Andiamo dentro al tubo, vediamo cosa succede. Là sotto c'era una moneta e l'ho lasciata perdere. L'ho lasciata perdere nel senso che potevo prenderla come potevo non prenderla. Però siamo arrivati in fondo. Allora, una moneta l'ho recuperata. Una moneta l'ho lasciata indietro. La terza non mi ricordo se l'ho presa oppure no. Comunque siamo arrivati in fondo. E perché quel pulsante lì? Non ho capito perché mi hai dato quel pulsante lì per andare non si sa dove, però. No, non mi viene in mente nulla. Non mi viene veramente in mente nulla. Vabbè, dai, livello completato. Va bene ragazzi, rieccoci qua. L'ultimo livello ci ho messo un po' a completarlo. Più che altro perché c'erano tanti blocchi nascosti e quindi ho dovuto esplorare un attimo con calma tutti i vari pezzi per non lasciare niente indietro, anche se qualcosa l'ho lasciato, pazienza. Direi che possiamo terminare questo episodio di Super Mario Maker 2 qua. Nel prossimo episodio proseguirò la nostra avventura su questo titolo partendo dal livello 3.4. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Super Mario Maker 2. Alla prossima ragazzi!